stati This meeting is being recorded. alcuni dei maestri che hanno insegnato appunto dentro l'istituto. Ci è parso appunto giusto che fosse appunto Sasso a iniziare questo ciclo, che poi l'istituto è casa di Sasso, è casa sua, insomma, è stato direttore per molti anni dell'istituto, ha formato molte generazioni di allievi, è studioso straordinario della riforma intellettuale e morale idealistica, come si diceva, con saggi importanti che abbiamo tutti ben presenti su Croce, su Gentile, sugli allievi di Croce e di Gentile. Quindi è un motivo di particolare piacere e soddisfazione averlo oggi con noi, anche domani, perché il seminario continuerà anche domani. Di questo gli siamo veramente tutti profondamente grati. È poi importante questo seminario perché mette a fuoco una figura di straordinario rilievo per certi aspetti usciti, per così dire, dall'orizzonte più immediato del dibattito politico e storiografico, cioè Adolfo Modeo. Noi già alcuni giorni fa, Guy Anselmo ha tenuto un seminario appunto su Modeo e Schweitzer, da cui credo tutti quanti noi abbiamo avuto motivo per comprendere la straordinaria qualità di questo studioso che insieme a Chabot, insieme a Romeo, tutti i personaggi che hanno lavorato dentro l'istituto, è probabilmente uno dei più grandi storici del secolo passato. Quindi la presenza di Gennaro Sasso, un seminario su una figura come quella appunto di Omodeo, sono elementi straordinari e non comuni e quindi sono molto grato a Sasso di aver accettato di essere con noi oggi e domani e gli do con molto piacere la parola. A te, Gennaro, prego. Grazie. Io vorrei cominciare rettificando leggermente il programma, perché è vero che questo ciclo di conversazioni riguarda i direttori dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. In realtà, quello che avrebbe dovuto essere il direttore per eccellenza dell'Istituto degli Studi Storici non lo è mai diventato. Si potrebbe dire paradossalmente che quando Amodeo era direttore nella mente di Croce, l'istituto non c'era, e quando l'istituto cominciò ad esserci, non c'era più Amodeo, che era morto prematuramente, lasciando Croce nei guai perché si trovava con un istituto fondato e con un direttore assente. Io quindi credo, ovvero che dovendo parlare di Amodeo direttore di un istituto che non ha veramente diretto, e non dovendo affrontare naturalmente né in una né in 2 ore l'opera di Amodeo, che come tutti sanno si svolge su temi diversi, tutti di rilevante importanza e anche difficoltà oggettiva, io credo che converrebbe parlare della figura di Amodeo in relazione a questo istituto, che non sono neanche sicurissimo che Omodeo avesse ben capito che cosa dovesse essere, perché mentre nella mente di Croce si come dire, delineavano i caratteri dell'istituto, fuori dalla mente di Croce il mondo non era esattamente tranquillo, c'era la guerra, c'era l'occupazione degli eserciti stranieri, diciamo così, sul territorio italiano. Insomma, c'era una delle situazioni più critiche del secolo XX e a tutto in quel momento si poteva pensare con serenità, ma certamente non agli studi storici. A niente si poteva pensare in verità con serenità, ivi compresi gli studi storici. E allora forse bisognerebbe cercare di capire, perché questo potrebbe essere interessante, ecco, che cosa si fossero detti Croce o Modeo a proposito dell'Istituto di Studi Storici. Che cosa avesse in mente Croce quando pensava all'Istituto di Studi Storici? Questo lo dobbiamo ricostruire in buona parte per via congetturale, perché poi insomma un documento
concreto su questo punto non c'è, ma ci sono tanti atteggiamenti che nel tempo Croce ha assunto nei caratteri della scuola o delle scuole, e sono tutti atteggiamenti in fondo sostanzialmente critici. Omodeo, Croce non era un uomo di scuola, come tutti sanno, si è iscritto all'università in una facoltà, ma seguiva poi in realtà le lezioni di un'altra facoltà, non si è mai laureato, non ha fatto esami, seguiva semplicemente i corsi di Antonio Labriola come un stravagante personaggio interessato alle questioni che quel filosofo dibatteva, ma della sua facoltà di giurisprudenza non si curava affatto, e della scuola e dei professori ha sempre avuto un'opinione, quantomeno, diciamo, critica. Come mai quindi a Croce è venuto in mente a un certo punto della sua vita, quando la sua vita era già abbastanza avanzata, non era più un ragazzo, era un uomo che ormai stava per entrare nella vecchiaia, come mai a un personaggio che aveva un così, diciamo, problematico, ecco, concetto delle scuole, era venuto in mente di farne una. Ma in realtà si va a vedere quello che resta di questo progetto nei suoi scritti, quindi essenzialmente nei taccuini, ecco. Si vede, insomma, che Croce pensava di raccogliere intorno a sé, nella sua casa, un gruppo di giovani interessati alla ricerca storica. Per ricerca storica, evidentemente, qui si intendeva tutto l'ambito, insomma, della storiografia, quindi di quella letteraria, di quella filosofica, di quella politica, e così via dicendo, di riunire intorno a sé questi giovani, di ascoltare i loro progetti, di dirigerli sulla base della sua esperienza concreta di ricercatore effettivo di cose storiche, di conoscitore di archivi, di biblioteche, di ambienti. Cioè, Croce ritornava sostanzialmente in questa sua immaginazione scolastica, ritornava agli anni in cui non aveva seguito scuole, ma si era formato una scuola da sé, aveva imparato il mestiere del ricercatore e di questo mestiere voleva comunicare l'esperienza a altri. A un Croce che ad un certo punto era diventato un fervido sostenitore della scuola e che, essendo non più giovane, pensava a un certo punto di offrire la direzione della scuola all'uomo che aveva condiviso con lui a partire dal 1928 la responsabilità della critica. Venivano in questo momento a confronto evidentemente due esperienze diverse. Croce era un libero studioso, come tutti sanno, Omodeo era un professore. Era un professore di storia della Chiesa, poi del cristianesimo nell'Università di Napoli, e aveva esercitato la professione di insegnante nell'università, insegnando una materia difficile, non, diciamo, particolarmente attraente, soprattutto perché non c'era in Italia una tradizione di studi sulla storia della Chiesa e poi del cristianesimo che potesse effettivamente interessare una più larga cerchia, è vero, di lettori, ma si aggiungeva poi soprattutto un ostacolo alla, diciamo, buona riuscita del Omodeo professore. E questo ostacolo era determinato dal fatto che se la mattina Omodeo andava nell'università per insegnare, per compiere gli altri suoi doveri accademici, sostanzialmente tutti i pomeriggio, molto spesso di pomeriggio, saliva le scale di palazzo Filomerino, prendeva posto nella biblioteca di Benedetto Croce e lì passava il pomeriggio studiando. Ma Croce era un personaggio controllato dalla polizia, i frequentatori, sempre meno numerosi, della casa di Benedetto Croce erano schedati, erano seguiti, c'erano sempre un paio di guardie nel cortile di Palazzo Filomerino. Era cosa sorprendente
e anche se volete macabramente divertente, è che queste guardie, questi poliziotti, stavano anche nell'aula in cui Omodeo faceva lezione nell'Università di Napoli. Cosicché, insomma, le anche astruse, se volete, considerazioni, talvolta di carattere teologico, di carattere, e così via dicendo, venivano comunicate molto più a poliziotti che della storia del cristianesimo effettivamente non avevano nessun interesse, che non a studenti che probabilmente per la natura un po' particolare di queste lezioni fatte da Omodeo in modo, io me lo posso immaginare, anche abbastanza rabbioso in considerazione del pubblico che aveva di fronte, non erano particolarmente comunicative. Allora qui noi abbiamo un paradosso effettivamente che deve essere forse considerato, dal momento che non possiamo entrare nell'analisi delle opere di Omodeo, perché sarebbe assolutamente folle che si pretendesse di farla in un'ora e poi anche in un'altra ora del giorno successivo. Allora è su questo paradosso, su questa situazione paradossale che conviene riflettere. E soprattutto conviene riflettere sul punto che non esiste nel carteggio tra Croce e Omodeo, da parte di Omodeo, neanche un accenno all'Istituto di Studi Storici. Ci sono degli accenni che io conosco attraverso noti, attraverso lo scambio epistolare che Omodeo ebbe a lungo con Luigi Russo. Erano due uomini di scuola che si scambiavano qualche opinione intorno a questa esperienza. La cosa singolare è che a essere interessato dell'Istituto di Studi Storici di formazione crociana non era Omodeo, era Russo, il quale, trovandosi a insegnare a Pisa e avendo quindi, oltre che la sua cattedra nella facoltà di lettere, rapporti con la scuola normale e con quindi questa scuola di eccellenza, è vero che era particolarmente seguita, avevano dei professori di più alto intelletto e di più nobili tradizioni culturali, e immaginare addirittura, è vero, che tra Napoli da una parte e Pisa dall'altra si potesse creare una sorta di legame, una sorta di matrimonio concettuale e storiografico, è vero che in effetti poi non aveva nessuna possibilità, è vero, in quegli anni, è vero, di realizzarsi. Non dimentichiamo che questi discorsi avvenivano quando ancora c'era il fascismo e quindi il progetto era necessariamente rinviato a dopo che il fascismo non ci fosse più stato, e quando poi il fascismo finalmente non c'era più, le condizioni erano tali che di parlare della fondazione di una scuola non si poteva, sia perché c'erano altre cose che urgevano, è vero, sul suolo italiano, e sia perché purtroppo, è vero, il protagonista principale, quello che avrebbe dovuto essere il protagonista principale di questa esperienza, Adolfo Omodeo, non era più tra noi vivo. Quindi l'istituto ha avuto un primo direttore, in realtà, ideale, un direttore che può avere ispirato l'opera della la storiografia dell'istituto, senza, attraverso i suoi libri, attraverso i suoi scritti, mai attraverso la parola, perché quell'istituto non aveva mai preso forma. Il primo direttore dell'istituto è stato Chabot. Ora, forse può essere interessante che i giovani borsisti di quest'anno, magari sapranno tutto, è vero, della questione, quindi mi scuso con loro. Se non lo sanno, posso dare qualche informazione. Beh, la ricerca del direttore fu una ricerca estremamente laboriosa e difficile. Si determinò nel momento in cui Croce cominciò a rivolgersi a studiosi che potevano essere incaricati di dirigere l'istituto e che erano, insomma, con lui stati in rapporto di idee, di studi e così via dicendo. Si determinava una situazione molto difficile, perché il primo a essere interpellato, dopo che, appunto, dopo la morte di Omodeo, fu Carlo Antoni, il quale era stato vicino a Croce nell'ultimo periodo
della guerra, insomma, era un germanista, aveva scritto libri che Croce aveva apprezzato, era certamente molto legato ai temi filosofici di Croce. Sarebbe stato un direttore ideale per l'Istituto degli Studi Storici? Beh, io che ho conosciuto molto bene Carlo Antoni per aver seguito le sue lezioni a Roma, mi sono poi laureato anche con lui e anche con Chabot. Beh, direi che tutto sommato un grande direttore Antoni non sarebbe stato. Non era un professore che avesse facilità di parola. Pensate che leggeva delle lezioni sempre scritte e aveva una grande timidezza, aveva nel rapporto con il pubblico degli studenti. Ma Antoni tolse subito di mezzo il problema della sua problematica adeguatezza al compito che aveva ricevuto perché declinò gentilmente l'offerta di Croce e la declinò con una ragione resa esplicita, e cioè disse che se avesse dovuto addirittura abitare a Palazzo Filomerino a contatto quotidiano con Croce, avrebbe completamente perduto la sua individualità e quindi alla quale teneva, e lui voleva coltivare, diciamo, la fedeltà filosofica a Croce in indipendenza, è vero, di giudizio e anche con una certa lontananza fisica dall'abitazione di Croce. Disse di no e non cambiò parere. Poi ci fu una richiesta rivolta a Walter Maturi e Walter Maturi anche lui la declinò, si cominciarono a fare vari nomi, insomma, poi alla fine fu Raffaele Mattioli che suggerì a Croce il nome di Chabot, perché la cosa singolare è che il nome di Chabot non venisse in mente a Croce. Questa è una cosa che mi ha sempre colpito. In fondo Chabot era considerato, perlomeno nell'ambiente, diciamo, della storiografia di scuola che aveva come capo Gioacchino Volpe, era considerato forse il maggiore degli storici di quel gruppo che comprendeva Maturi, Morandi, Sestani e via dicendo. Ecco, e si ha l'impressione che tuttavia Croce non avesse una particolare conoscenza dell'opera di Chabot, e questo si può capire. E getta anche qui una luce particolare su questa figura e sul rapporto che quindi si era stabilito nel tempo con Croce. Croce aveva recensito negli anni lontani, verso il 1925-26, una edizione del Principe introdotta da Chabot con un corredo molto molto sommario di note, e aveva lodato il saggio di Croce, senza fare riferimento al saggio più importante che Chabot avesse scritto in quel tempo, che è il saggio sul principe, intitolato Del principe di Niccolò Machiavelli, pubblicato nella Nuova Rivista Storica e poi in un fascicolo a parte di questa rivista. Non conosceva il libro su Botero, o perlomeno non mostrava di conoscerlo. Ed è strano perché Croce era uno studioso particolare del Seicento, non mostrava, è vero, di avere notizia degli studi sulla storia religiosa dello Stato di Milano durante il dominio di Carlo V, e nemmeno, è vero, del libro sullo Stato di Milano durante il dominio di Carlo V, che era uscito in un'edizione semiclandestina, ma che a mio parere uno dei libri più importanti e anche più belli dal punto di vista letterario che si sono scritti in Italia nel dopoguerra. Il libro uscì intorno al 1936-37, se non sbaglio. Fu Mattioli, che conosceva Chabot, che era professore a Milano di storia moderna, a suggerire questo nome a Croce, e Croce, è vero, lo ricevette, e dopo il rifiuto che gli era stato opposto da Arnaldo Momigliano, fu molto contento che Chabot accettasse di dirigere l'istituto, di venire a Napoli per dirigerlo. Che cosa fu l'istituto sotto Chabot? Aveva qualche cosa in comune con quello che Croce aveva pensato che l'istituto dovesse essere?
Assolutamente no. Croce aveva pensato ad una scuola che probabilmente ripeteva, forse in modo ancora più ridotto, ancora meno istituzionale, quelle che erano state a suo tempo le scuole di Francesco De Sanctis, le quali erano modellate sulle scuole di Basilio Puoti, cioè delle scuole private in cui gli studenti sottoscrivevano una quota per imparare, nel caso di Basilio Puoti, a parlare bene l'italiano e nel caso di De Sanctis a ragionare in maniera, come dire, criticamente attrezzata. Ma erano scuole private dominate, è vero, da un professore che però faceva lezione, faceva scuola nel senso tradizionale della parola, non già come Croce probabilmente immaginava, passeggiando, è vero, nei locali della biblioteca e in modo più o meno aneddotico insegnando concretamente sul terreno come si faceva una ricerca, cioè dando consigli. Chabot non si preoccupò assolutamente di questo retroterra, è vero, del pensiero di Croce, lo conobbe, non lo conobbe, questo non lo so. Ma fece a Napoli esattamente quello che faceva a Roma, cioè delle bellissime lezioni, devo dire, e delle lezioni che nella ultima parte erano partecipate, cioè gli studenti intervenivano quando avevano qualcosa da dire sui testi, è vero, che Chabot leggeva, e che nell'anno in cui io frequentai l'istituto, qui finalmente torno in campo, Adolfo Amodeo, erano dedicate alla storiografia francese, la prima storiografia francese sulla Rivoluzione francese, quindi Madame de Staël, quindi Bailleul, quindi Thiers, Mignet, con qualche riferimento a Quine, che soltanto alla fine intervenne nelle lezioni, e con un capitolo a parte su Michelet, che intervenne per delle ragioni interne a quel corso e che adesso non ricordo più neanche bene perché sono passati effettivamente moltissimi anni. Quindi l'istituto venne sostanzialmente prese l'aspetto di una sezione di una facoltà di lettere e filosofia, dove Chabot insegnava la storia moderna con larghezza, è vero, di visione. Giovanni Pugliese Caratelli insegnava la storia antica, e aveva intorno a sé un gruppo, vero, di studiosi, giovani studiosi, tra i quali emergevano due che poi sono diventati effettivamente personaggi importanti e nella storiografia e nella storia dell'istituto, cioè Marcello Gigante, studioso di letteratura greca essenzialmente, e Ettore Lepore, studioso di storia romana. Questi due personaggi erano spesso insieme a Pugliese, condividevano in qualche modo la lezione di Pugliese, la animavano, è vero, con domande, con questioni, perché altrimenti le lezioni sarebbero state, devo dire, non eccezionalmente vivaci. E così anche l'esperienza della storia antica entrava nell'istituto, ma vi entrava per una via universitaria. Pugliese Caratelli era un professore universitario, i due giovani, Gigante e Lepore, non lo erano ancora a quei tempi, ma si accingevano adesso e lo sarebbero poi diventati dopo non molto. Omodeo quindi entrò nell'istituto di studi storici attraverso Chabot, attraverso questa lettura che Chabot fece delle pagine di Madame de Staël e degli altri storici che ho ricordati direttamente e con un riferimento costante al libro, all'ultimo libro di Amodeo, cioè al libro sulla cultura francese nell'età della Restaurazione, che aveva visto la luce a Milano, Mondadori, nel 1946, e che è stato poi l'ultimo libro di Amodeo. La cosa curiosa è che, chissà, se Amodeo fosse diventato professore nell'Istituto di Studi Storici e avesse seguito l'ispirazione di quei suoi ultimi anni, se invece di dedicarsi alla cultura francese nell'età della Restaurazione, oppure alla storia del cristianesimo antico, che era poi pur sempre la sua materia di base fondamentale, chissà se Amodeo non avesse in quel caso
scelto di dare inizio a quel libro, a quelle ricerche che furono vagheggiate e non concluse e mai iniziate in realtà sull'Atene, sull'Atene del V secolo e su questa sorte, vero, di nobile dissidio, ideale dissidio tra Pericle, politico della cultura, della civiltà, che poteva fare a meno delle astuzie machiavelliche, come le chiamava Omodeo, e Tucidide è il grande teorizzatore della politica come forza. Chissà se Omodeo avrebbe cominciato allora nell'Istituto di Studi Storici a delineare questo libro, che naturalmente non è stato mai scritto e che tuttavia sopravvive in certo senso in qualche sua pagina, per esempio se nella quella raccolta che poi si è chiamata Il senso della storia, pubblicata da Einaudi, si vede il saggio, la recensione su Pericle di Gaetano De Sanctis, e si vede nettamente, è vero, delineata questa interpretazione, per cui da una parte c'è appunto un personaggio dell'ideale che rappresenta lo spirito, il grande spirito dell'Atene del V secolo, e dall'altra parte appunto questo riduttore, vero, della politica, la misura della forza, che è Tucidide, questo contrasto, che poi è un contrasto, per chi conosce Omodeo questo lo sa molto bene, è un contrasto interno alla storiografia di Omodeo che batte sempre su questi due temi alternativi, cioè da una parte sono i grandi creatori di storia, quelli che aprono le cosiddette primavere dello spirito, insomma, da Gesù Cristo a Mazzini, ecco, se vogliamo prendere gli studi sul il cristianesimo e quelli, è vero, sul risorgimento, e in questa tensione tra questi due momenti, insomma, danno il senso di quello che è storia. Ecco, questo è, a mio modo di vedere, il punto, è vero, della questione. E ripeto il paradosso, dico, quando Omodeo era direttore dell'istituto, l'istituto non c'era. Appena ci fu l'istituto, Omodeo era uscito di scena. Ma fu presente appunto attraverso il magistero di Chabot, almeno in quella lunga insistenza, perché il corso di Chabot sulla storiografia francese nell'età della Restaurazione durò per 2 o 3 anni. Anche dopo che io ero andato via dall'istituto, e quindi il fantasma di Omodeo si rese presente nell'istituto. Oh, e adesso a questo punto, dette queste cose, che cosa mi resta da dire? Che cosa devo dire? Beh, dovrei cominciare il discorso sulla storiografia di Omodeo. Ma come si fa a parlare della storiografia di Omodeo così, senza avere un pubblico vero davanti, non semplicemente delle ombre televisive? Come si fa a non avere davanti a sé un intero anno in cui, per esempio, si decida di leggere, non so se basterebbero 2 anni, almeno il primo e il terzo volume delle origini cristiane, il primo dedicato a Gesù, il terzo dedicato a Paolo di Tarso. Quello intermedio, i Prolegomeni, è un libro ancora più tecnico che potrebbe essere naturalmente tenuto vicino agli altri due per alcuni necessari riferimenti. Ma allora a questo punto entreremo proprio nel vivo delle questioni omodeiane e a questo punto si porrebbe il problema a cui vorrei accennare oggi per non fare semplicemente un discorso istituzionale e di istituzioni in parte fallite, almeno per quanto riguarda Adolfo Omodeo. Che cosa è stato Omodeo? Questo lo si può dire abbastanza bene, senza
incorrere in quel difetto di generalità che io aborro. Che cosa è stato Amodeo? Che ruolo ha avuto Amodeo nella storiografia italiana del secolo XX? Ha avuto qualche storico che gli somigliasse, che procedesse sulla sua strada? Beh, a questa domanda rispondo subito di no. Anche perché Omodeo, per ragioni che io non conosco, dal momento che io non l'ho mai visto, non ho mai scambiato con lui una parola, non risulta, è vero, che sia stato un grande formatore di studiosi. Studiosi di Omodeo in senso stretto io non ne conosco. Il caso di Ernesto De Martino, che studiò certamente con Omodeo nell'Università di Napoli, si laureò con Omodeo, con una tesi specifica sulla storia del magismo, che poi scrisse poi il mondo magico come primo storicismo e naturalismo nell'etnologia, insomma è diventato un personaggio importante. Ha un'origine omodeiana abbastanza complessa, ma poi dopo un certo punto si è svolto per una strada abbastanza diversa da quella di Omodeo, sulla quale Omodeo poi non ha potuto dire niente perché nel frattempo, come sapete, aveva cessato di essere vivo. Ma a parte De Martino, allievi di Omodeo che meritino di essere citati come studiosi rilevanti non ce ne sono. Evidentemente il suo rapporto con l'università era difficile. Come disse una volta, avevo in aula, l'ho già detto prima, piuttosto poliziotti che studenti, e i poliziotti naturalmente non si interessavano alla storia del cristianesimo. Ma tra gli storici italiani di allora, sia diciamo del settore moderno, sia di quello medievistico, sia di quello antico, non c'è nessuno storico che assomigli a Omodeo. Omodeo è per certi aspetti uno storico dell'antichità, perché, insomma, contrariamente a quello che talvolta si pensa, il cristianesimo antico appartiene a quell'età e quindi una parte della strumentazione in possesso dello storico antico deve essere anche in possesso dello storico del cristianesimo, che poi deve avere anche altri strumenti particolari. Ma insomma, sui primi non c'è nessun dubbio. Il primo concorso universitario di Omodeo, che lo vide vincitore al terzo posto, cosa che lo fece infuriare, era un concorso di storia antica. E Omodeo andò a insegnare storia antica nell'Università di Catania, lo insegnò per un paio d'anni. Di lì poi Gentile, adoperando una legge non fascista, veramente bisogna dire, ma una legge che esisteva nell'ordinamento scolastico italiano, lo trasferì, ve lo di autorità, nell'Università di Napoli perché vi insegnasse la storia della Chiesa. Quindi era un collega degli storici antichi, aveva un interesse per gli studi medievali, forse non così vivace come era quello per il cristianesimo antico e poi per il mondo moderno, ma era appunto uno studio dell'antichità classica e della modernità. Che io sappia, nessuno studioso italiano, è vero, di quegli anni univa queste due caratteristiche. Ma se lo prendiamo in relazione agli storici antichi, anche a quelli, è vero, più giovani e di formazione meno, diciamo, legata, insomma, alla vecchia scuola di Pais e così via dicendo, più sensibili anche ai temi o alcuni temi della filosofia idealistica, di quella di Croce e di quella di Gentile. Insomma, se pensiamo, per esempio, posso dire, a tre storici dell'antichità, insomma, Aldo Ferrabino, uno storico di definizione difficile, e poi due personaggi notevoli diversamente, ma tutti e due notevoli, come Arnaldo Momigliano e Piero Treves, e lì si confronta, è vero, con Amodeo, la differenza è evidente perché sia l'uno che l'altro erano aperti alle questioni di metodo, ai problemi di metodo, ma non erano però effettivamente filosofi in proprio, come Omodeo fu sempre,
sia che si impegnasse in saggi specifici di argomento filosofico, vabbè, a parte quello, insomma, giovanile sulle res gestae della Historia Rerum, poi ce ne sono tanti altri, sia che ricostruendo momenti, è vero, della storia culturale cristiana o moderna, impegnasse a chiarire dal punto di vista filosofico e metodologico questioni importanti. Da questo punto di vista, in Omodeo la distinzione non cadeva tra storia e filosofia. Non c'era nessuna differenza se non di ampiezza. Era molto più ampia la sua produzione di storico che non quella di filosofo, ma in tutta la produzione storiografica di Omodeo era presente un demone filosofico, un'inquietudine filosofica che lo portava continuamente a riverificare i suoi concetti sull'esperienza concreta del documento, dei documenti che in quel momento stava studiando. È molto facile che mentre si parla, per esempio, che ne so, del quarto Vangelo, intervenga la citazione di Kant, che uno potrebbe dire: ma che diavolo c'entra Kant con il quarto Vangelo? A parte che magari lo leggeva lui, ma no, Omodeo trovava il modo di inserire questi problemi all'interno dell'interpretazione della storia. In questo senso, proprio perché la filosofia era parte integrante del suo modo di fare la storia, ecco, non si può studiare Omodeo, a mio modo di vedere, se uno non conosce le sue fonti filosofiche. E le sue fonti filosofiche sono, beh, sono la filosofia antica, perché si vede che aveva una conoscenza notevole di Platone. E poi, per quanto riguarda la filosofia moderna, diciamo quello che noi una volta chiamavamo idealismo, e adesso si può chiamare in un altro modo, insomma, che da Kant, a Gentile, è vero, ha caratterizzato la cultura europea, soprattutto italiana, e in modo particolare ha caratterizzato Omodeo. Ho sentito anche talvolta qualcuno dire: ma insomma, c'erano, non faccio nomi, ma c'erano storici italiani che avevano una cultura filosofica pari o superiore a quella di quali, dove e qual è il documento di questo. Quando si legge Omodeo, è continua la presenza di queste sue fonti, così che io, che non sono in grado di valutare Omodeo storico del cristianesimo, entrando in competizione con lui nell'interpretazione delle fonti, così come non sono in grado di farlo per quanto riguarda la storia del Risorgimento, perché non sono né uno storico del cristianesimo, né uno storico del Risorgimento, né uno storico, se non di quella specie di, appunto, storiografia spuria che stiamo trattando adesso, che sarebbe la storia della storiografia. Beh, dico che non c'è uno storico italiano che avesse nel tempo ha avuto un rapporto con la filosofia pari a quella di Omodeo, il che non significa che per questo Omodeo sia meglio degli altri o più grande. Non è questo il punto. È caratterizzato, è vero, da una presenza e da una, come dire, urgenza problematico-filosofica che, appunto, lo segna, è vero, con caratteri, è vero, particolari e peculiari. Certo, e anche questo è cosa che si può cominciare a prendere in considerazione. C'è stato, nella storiografia italiana del primo Novecento, una, chiamiamo, metabasis, un passaggio, è vero, di storici dal mondo antico o periodo medievale a quello moderno. C'è stato soprattutto uno storico, dico, che ha caratterizzato se stesso in questo senso. È stato uno storico molto controverso per certi aspetti, ma senza dubbio uno storico di grande rilievo, e questo è Gioacchino Volpe, il quale è stato un grande medievista, su questo non si può dire nulla, ed è stato un importante studioso dell'Italia moderna. Questo passaggio dal Medioevo e talvolta dall'antichità alla età moderna ha caratterizzato un tratto della storiografia italiana di quel tempo. Lo ha caratterizzato per ragioni politiche, per ragioni etico-politiche, insomma,
storici che partecipavano a un rinnovamento culturale che doveva anche consolidare le basi, insomma, dello Stato nazionale da poco formato. Ecco, anche Amedeo si è caratterizzato in questo senso e forse in maniera ancora più, come dire, originaria di quanto non sia accaduto nel caso di Volpe. Amedeo ha studiato un periodo anteriore al Medioevo Volpiano, ha studiato insomma il cristianesimo antico e dal cristianesimo antico è passato a studiare il Risorgimento, cioè un'età che veniva prima di quella che studiò Volpe in quanto storico dell'Italia moderna. Quindi alla fondazione di un nuovo modo di vedere le cose, di sentire le cose legato al cristianesimo, poi si aggiungeva un nuovo modo di sentire, è vero, la realtà italiana legata al tentativo di formare una nazione nel periodo del Risorgimento. Una caratteristica che mi sembra debba essere aggiunta a queste due, così in questo, diciamo, ricognizione sommaria della storiografia di Amedeo, tutta tenuta sull'estrinseco, che è ben chiaro, perché per fare un discorso poi serio bisogna entrare dentro e vedere come si configura concretamente la sua pagina. E l'interesse per la cultura francese. L'interesse per la cultura francese è a partire dal Settecento, è un interesse costante nella storiografia di Amedeo. Oggi, per esempio, si parla molto di Demestre. Oh, naturalmente se ne parla molto, ce ne fosse uno, che si ricordi che mi pare nel 1936-37 Amedeo ha pubblicato un libro su Demestre, pubblicato dalla Terza. Un libro molto duro, sia perché l'autore non è gradevole, sia perché Amedeo lo tratta, diciamo, senza nessun concessione, diciamo, all'abbellimento del quadro. Ma è un libro molto importante perché lì Amedeo coglie con quella sua particolare capacità di discernere, ecco, coglie sia il momento reazionario, fortissimo naturalmente, in Demestre, sia il momento vero di incipiente storicismo, perché attraverso il pensiero reazionario si viene formando, per così dire, quel senso della particolarità e della diversità delle cose, che poi dà luogo in qualche modo ad una dimensione dello storicismo, non allo storicismo, ma ad una dimensione dello storicismo. Ma il vero, diciamo, interesse di Amedeo è per la cultura della Restaurazione. Ecco, la cultura della Restaurazione è per quello che in quel periodo è avvenuto in due campi, dico essenzialmente, nel campo della politica con l'elaborazione del concetto della libertà che si svolge contemporaneamente alla formazione della concezione marxista, è vero, della storia, quindi c'è questa tensione tra questi due momenti che rimangono poi centrali per tutto anche il secolo XX. Adesso non si saprebbe più bene dire che cosa stia accadendo nel XXI, questo ci vorrebbe forse un profeta per capirlo. L'altro tema è quello della storia. È attraverso la meditazione su l'episodio più drammatico della Rivoluzione francese, sul terrore, dico che Amedeo ripensa il concetto della storia. Per dire alla maniera crociana, come necessità da una parte, come libertà da un'altra, ma in un intreccio estremamente problematico e anche drammatico di questi due momenti. Certo, noi siamo abituati, perché così è, a considerare il libro sull'età della Restaurazione come l'ultimo libro di Amedeo. È l'ultimo libro di Amedeo, non è che siamo noi a considerarlo. È uscito poco prima che Amedeo morisse e rimaneva nel suo programma un altro libro,
di cui ho detto ci sono due o tre documenti, ma non più che due o tre documenti, anticipazioni, quello sull'Atene del V secolo. E qui, a mio modo di vedere, si delinea l'altra questione, che a me pare che nella non abbondantissima, devo dire, letteratura che concerne Amodeo sia, non dico poco notata, non notate per niente. Questo è un problema, ecco, che se uno proprio volesse guardare un po' il quadro, per esempio, della cultura italiana, ecco, è un problema che è completamente estraneo al Gentile. Gentile è un filosofo importante per Amodeo. Contrariamente alla vulgata, secondo la quale nel 1928 Gentile viene abbandonato e Amodeo passa a croce, contrariamente a questa vulgata che non ha nessun fondamento, è vero soltanto che c'è una rottura politica, questo sì, è irrimediabile con Gentile, ma il passaggio di croce di Amodeo alla collaborazione sulla critica è un passaggio etico-politico, ma non necessariamente determinato dall'adesione alla filosofia di Croce contro la filosofia di Gentile. Ecco, il problema a cui sto accennando, che è il problema della decadenza, ecco, in Gentile è completamente assente. Non c'è nessun accenno. E quando qualcuno della sua scuola accenna a qualcosa che assomiglia alla decadenza, vedi per esempio Ugo Spirito, che nel 1937 scrive La vita come ricerca, è un libro della crisi in un certo senso. Gentile addirittura scende in campo direttamente e scrive sul giornale critico un articolo in cui discute il libro di Spirito e respinge la tesi della vita come ricerca. Chi ricerca non ha conseguito, e Gentile evidentemente ha conseguito con l'atto la certezza della verità. Non è possibile che Gentile, dalla sua teoria dell'atto, deduca la possibilità della decadenza. E ha ragione nel dire questo, così come ha ragione Croce nell'essere in grande difficoltà nei confronti della decadenza. E anche Omodeo è in grande difficoltà nei confronti della decadenza, ma il tema della decadenza è presente nel pensiero di Omodeo ed è presente in tutta la sua opera, anche da giovane. Se per esempio si prende nel Paolo di Tarso il nono capitolo, che è un capitolo centrale, in cui Omodeo parla della crisi del mondo antico, della decadenza del mondo antico, e affronta il problema della decadenza da attualista. Da puro attualista, qual egli è quando scrive il Paolo di Tarso, si vede che questo problema, per così dire, irrompe all'interno della cittadella idealistica e si impone malgrado la resistenza che la cittadella idealistica oppone all'entrata di questo concetto, che entra nella storiografia di Croce, sempre in modo il più possibile, diciamo, sdrammatizzato, e tuttavia entra. Basta leggere non soltanto la Spagna durante la vita della Rinascenza, ma quel libro assai più maturo che è La storia dell'età barocca. E io aggiungerei non soltanto la storia dell'età barocca, aggiungerei la storia d'Europa, se uno la legge, dico, con occhio critico. Quindi questo tema, questo fantasma inquieto, è vero che è la decadenza, che sta in tutte le sale dell'edificio idealistico, è stato sentito da Amodeo in modo fortissimo e vissuto attraverso l'esperienza di molti elementi. Non da ultimo, per quanto riguarda gli studi sul cristianesimo e anche gli studi mestriani, attraverso la gnosi, come dico io, i temi gnostici. Questo problema
questo problema della decadenza. E forse quello è vero che caratterizza più nel profondo, tormenta più nel profondo la storiografia, il pensiero storiografico di Amadeo. Insomma, il libro sulla restaurazione, la cultura della restaurazione, è un libro che per certi aspetti, io non vorrei lanciare un paradosso. Ecco, è un libro scritto in, diciamo, colloquio critico, ecco, molto serrato, con la storia d'Europa di Croce. Chi ha parlato della cultura francese nell'età della Restaurazione non sono molti. Io ricordo ai tempi della mia infanzia, dico, una lunga recensione di Armando Saita, non mi ricordo se nella rivista storica italiana o in Belfagor, questo non me lo ricordo. Ma è facile controllare. Ecco, e poi ci sono le prefazioni di Alessandro Galante Garrone, che in un momento di forte contestazione della storiografia di Amodeo è rimasto, diciamo, un nobile difensore di questa storiografia. Galante Garrone aveva un rapporto particolare con la famiglia di Amadeo. Alcuni dei suoi parenti avevano costituito oggetto di studio nel libro sui momenti della vita di guerra. Ecco, uno dei libri più, a mio parere, più belli che sono stati scritti nel Novecento nell'ambito della storiografia e della memorialistica. Che sia stato considerato il libro di un guerrafondaio significa semplicemente infamia per chi ha pronunziato questo giudizio, e questo deve essere tenuto fermo, perché veramente quello è un libro stupendo sotto molti punti di vista, anche dal punto di vista letterario in certe sue parti. Bene, a parte Galante Garrone, che ha difeso, insomma, ha seguitato a parlare dell'importanza di questi studi sulla restaurazione, tuttavia, perché non ci facciamo una domanda ulteriore? Ma insomma, la Grecia, il desiderio di salire sull'Acropoli, la rivista che Amodeo fondò nel dopoguerra, che durò 2 anni, credo, insomma, forse sì, si chiamava così, l'Acropoli. Ecco, che cos'era la Grecia per Amodeo? Che cosa rappresentava? Un affrancamento dal machiavellismo, come lo chiamava lui, anche di quello di nobile estrazione, qui si parla di Tucidide, cioè di uno dei grandi della cultura antica. Oppure un tentativo veramente di mettere Pericle al riparo delle critiche mosse, diciamo, alla sua politica in quanto troppo lontana dal calcolo politico immediato. Da questo punto di vista, la recensione del libro di De Sanctis è veramente esemplare. Oh, De Sanctis naturalmente era De Sanctis, quindi se ne parla con tutta la reverenza possibile, un grandissimo storico, era un personaggio che, se può valere questo aneddoto, è stato mio professore all'Università di Roma, e in un incontro che ho avuto con lui su un testo di Tucidide mi ha persuaso, è vero, che non era il caso che io potessi competere con un personaggio che era praticamente cieco e recitava i testi a memoria. Allora, questi personaggi mostruosi, grandissimi, naturalmente vanno trattati con tutto il rispetto. Ma la critica di Omodeo, che naturalmente sapeva benissimo chi era e che cosa valeva Gaetano De Sanctis, è fondata su questo fondamentale assunto: che bisogna uscire, se sia possibile uscire dalla dimensione machiavelliana, non necessariamente machiavellistica, ma machiavelliana della politica, e appunto entrare
in una primavera dello spirito che non sia seguita dall'inverno. Questo a me pare che sia stato per tutta la vita il tentativo che Omodeo conduceva sapendo che la risposta a questa domanda in termini critici non poteva essere positiva. Ecco, io credo che mi rimanga da dire una cosa, di immaginarla, perché tante volte ho pensato a questo. Ma come sarebbe stato Omodeo come professore all'Istituto di Studi Storici? Perché Omodeo c'è stato un grande studioso, uno storico, dico, che andava in profondità, che rischiava, ecco, concettualmente, che non cercava vie facili, insomma, che affrontava i grandi problemi. Beh, questo, insomma, qualunque cosa si pensi dei risultati conseguiti, è un fatto che non può essere discusso. Ecco, ma qual era la sua capacità di comunicare con i giovani? Io ho conosciuto, sono stato a Napoli, beh, Ciliberto ha anche riferito che sono stato direttore dell'istituto per una ventina d'anni, credo. Poi sono stato a più riprese a fare lezione. Ho conosciuto molto bene l'ambiente napoletano, ho avuto tanti amici napoletani, ho domandato a molti di loro, in modo particolare dal mio carissimo amico, che adesso non c'è più, Gino Arnaldi, che era figlio di un collega di Adolfo Omodeo nell'Università di Napoli, nella facoltà di lettere dell'Università di Napoli, che tipo fosse Omodeo. Ho sempre ricevuto le risposte imbarazzate. Era evidente, è vero, che Omodeo era un personaggio che incuteva molta soggezione e che non era, probabilmente era un uomo timido, lui, che quindi aveva difficoltà a entrare in rapporto con i giovani. Entrare in rapporto con i giovani è difficile alle persone timide e anche alle persone che non sono timide. E il rapporto che si stabilisce con i giovani è un rapporto variabile, che dipende dai giovani e dipende da chi appunto esercita con loro la professione di professore. Che professore sarebbe stato Omodeo? E chi lo sa? Non me lo sono mai potuto immaginare concretamente. Ho cercato, attraverso gli aneddoti che Arnaldi mi riferiva intorno al suo carattere, del suo modo di fare, che probabilmente sarebbe stato un professore troppo severo per veramente legare a sé, è vero, dei giovani, non nella politica, non nella politica. Io di riflesso ho il ricordo della politica di quegli anni, in cui Omodeo era ancora vivo, che dimostra che sono decrepito. Ce l'ho questo ricordo, e soprattutto della parte azionistica del Partito d'Azione. Omodeo veniva di lì, stava nel Partito d'Azione in modo naturalmente critico, come era necessario per un temperamento come il suo. Molti personaggi che io ho conosciuto a Napoli sono stati formati in qualche modo politicamente dal contatto con Omodeo: Guido Masciera, Renato Giordano, Vittorio De Caprariis, variamente, perché ciascuno poi era fatto in un modo. Ma poi questa cosa si è interrotta e riguardava la politica, non riguardava la storia e la filosofia, riguardava la politica. Ecco, qui veramente la mia curiosità si ferma, perché non ho nessuna fonte, è vero, a cui attingere, non posso dire niente di più, ma ho l'impressione che la scuola di Omodeo sarebbe stata una scuola molto severa e forse difficile da frequentare. Ecco, alla fine delle lezioni di Chabot, poteva capitare che Chabot parlasse di Giuseppe Meazza. Adesso qualcuno di voi forse non sa chi era Giuseppe Meazza, era un grande giocatore di calcio degli anni 30. Ecco,
lui era tifoso della squadra in cui questo giocatore giocava, e allora si dilungava in discorsi su questo tema che interessavano naturalmente. Ma io immagino che Amodeo non sapesse neanche che esisteva il calcio, probabilmente non si interessava di queste cose. Come sarebbe stato possibile entrare in un rapporto aneddotico con Amodeo? Ecco, questo non lo so. Non lo so. E finisco questo discorso che mi dispiace, ma io sono pronto a rimanere qui fino alle 9 di questa sera, ma è perfettamente inutile che facciamo una riunione domani, perché sarebbe ripetitiva di quella di oggi, ma se ci sono domande io le ascolto molto volentieri. Ecco, volevo semplicemente richiamare l'attenzione su questo aspetto congetturato e non conosciuto della personalità di Omodeo come direttore dell'istituto, perché è stato il primo direttore dell'istituto, ma ripeto, di un istituto che ancora non era presente. Grazie. Bene, molto bene. Apriamo la discussione. Mi pare che il professor Sasso abbia detto una serie di cose estremamente interessanti, sia di carattere storico che anche che toccano problemi filosofici importanti. Abbiamo discusso anche l'altro giorno di Amodeo, avevamo cominciato ad aprire una discussione in quel caso e credo che si possa intervenire agevolmente. A cominciare, non voglio essere provocatorio, ma a cominciare da Gaia che ha lavorato direttamente su Amodeo. Ma chiunque vuole può aprire la discussione. Allora? Al microfono, sì. C'è la professoressa? Sì. Prego. La dottoressa della volta, puoi vedere? No, sì. Dipende da lungo. Buonasera professore Maria della Volpe. Io la ringrazio ovviamente per la sua lezione che ho aspettato, ci siamo scritti, ho aspettato con ansia la sua lezione, per cui veramente la ringrazio. E due domande, ma più che altro proprio al volo. La prima, lei giustamente ha parlato della poca fortuna di Amodeo. Mi chiedevo se forse non fosse legato da un lato, sembra al suo cattivo carattere, dall'altro lato perché probabilmente è ritenuto troppo filosofo per gli storici e troppo storico per i filosofi. E poi un'ultima sul concetto di crisi, che veramente apre scenari molto interessanti. Mi chiedevo, ma probabilmente proprio per la radice attualistica di Amodeo, si potrebbe dire, o una già dire, che per lui crisi non è decadenza, ma sempre possibilità. Ed è per questo che Devo studia. dire che non sento niente. Ah, Questo bene. dipende dal fatto che sono un po' sordo, ma anche dal fatto che sento un suonare un po' disturbato. Qualche disturbo. Non so, posso Da avvicinarmi? lontano. Ti ricordiamo anche di spegnere l'audio, il Eh? microfono. Attivi? Agli È un disturbo. altri. Per noi è attivo al massimo. Andiamo meglio, professora? Sì. Tutto Ok, grazie. Senza microfono, quindi va molto meglio. Cerco di essere più sintetica. Io la ringrazio ovviamente per la sua conferenza. Avrei due domande troppo veloci. La prima era sulla poca fortuna di Amodeo. Lei ce l'ha ricordato, mi chiedevo se probabilmente questa poca fortuna fosse dovuta da un lato al cattivo carattere di Amodeo, dall'altro al fatto che fosse ritenuto troppo filosofo dagli storici e troppo storico dai filosofi. La seconda, brevemente, lei ci ha richiamato il problema della crisi e mi chiedevo se la radice attualistica di Amodeo facesse in modo tale che per lui crisi fosse possibilità, non decadenza. Per questo lo studio delle primavere dell'umanità. Spero. Sì, per quanto riguarda, non lo so francamente se
i lettori, i contemporanei che leggevano Amadeo, se erano filosofi lo trovassero troppo storico, se erano storici lo trovassero troppo filosofo. Questo può darsi che sia avvenuto. Quello che è certo, e mi pare che lei abbia alluso a questo, se non ho sentito male, quello che è certo è che la caratterizzazione in uso, insomma, nella storiografia che riguarda Omodeo, perché poi non è una storiografia molto ricca, insomma, ecco, secondo la quale Omodeo sarebbe stato gentiliano nella prima parte della sua vita e crociano nella seconda parte della sua vita. Ecco, questa è una caratterizzazione che non regge, diciamo, alla prova dei testi. Certamente il secondo Omodeo ha attenuato alcuni aspetti dell'attualismo, della condivisione attualistica, ha filtrato, diciamo così, la filosofia di Gentile attraverso un'esperienza culturale vero più specifica che poi apparteneva a lui e quindi ha caratterizzato in modo decisamente omodeiano, diciamo, l'attualismo. Però l'attualismo è rimasto una nota costante nella storiografia di Amodeo. Insomma, come dire, presentazione di queste grandi personalità, Hegel avrebbe definito storico-cosmiche, Amodeo per fortuna non usa questa espressione, ma queste gigantesche personalità, Cristo, Paolo, poi passando all'età moderna, naturalmente si pensa a Mazzini come lo intendeva Omodeo, perché Omodeo lo modellava su questi personaggi. Beh, questo è certamente, diciamo, un lascito, non so come dire, è un elemento, è vero che essendo presente in Omodeo per una sua inclinazione, è vero, particolare verso questo modo di pensare, ha trovato nella filosofia di Gentile una spiegazione, un rafforzamento, e questo elemento è rimasto costante, dico fino alla fine. Il tema, per esempio, della coscienza, che è, diciamo, ciò che caratterizza dall'interno le situazioni storiche, è nel modo in cui lo presenta Amodeo un tema gentiliano. Poi c'è una sorta di divisione, tutta la parte che riguarda il problema della storia. E quindi il rapporto tra la necessità del fatto storico e la libertà dell'individuo. Ecco, lì effettivamente direi che predomina il punto di vista di Croce, anche se la caratterizzazione che Amodeo fa di quel problema è una caratterizzazione abbastanza particolare, perché lì interviene, se lei ci fa caso, un elemento sul quale bisognerebbe chiamare l'attenzione. Amodeo parla spesso di sintesi a priori. Io vorrei non sembrare arrogante, ma non ne parlo a proposito, perché la sintesi a priori di idea e fatto non è kantiana. La sintesi a priori si stabilisce tra elementi tutti e due a priori. Ora, il pensiero è a priori, ma il fatto no. Allora, che si possa prendere la sintesi e la considera inclusiva di questi due elementi è una caratteristica che appartiene alla storiografia dell'idealismo e in modo particolare a Omodeo, che usa, è vero, questa categoria in modo, direi, non adeguato, diciamo, alla struttura kantiana dell'argomento. Allora, uno può dire, ma Omodeo era padrone di fare, certo, ma allora però non doveva parlare di sintesi kantiana, doveva parlare di una rimodulazione del concetto kantiano di sintesi e fondarlo filosoficamente. A questo punto si sarebbe dovuto chiedergli una fondazione filosofica di questo concetto. Ora, questo è un tema su cui, insomma, si Molta. potrebbe. Non so se mi sono spiegato. Sì. Ah, se no ci andava via insieme, ma non so quando Non finisce. finisce. Posso fare una domanda? Sì.
Sono Silvia Berti. Dunque, intanto Ciao Silvia Berti. ciao. Collegata, è collegata. Legato. Non la vedo però. Intanto la gioia di sentire di nuovo la tua lezione, questa è la prima considerazione. Eravamo rimasti, Silvia Berti, al problema del taglio delle ali, il problema che mise in crisi il Partito d'Azione. Esatto. Siamo sempre in ambito azionista. Siamo sempre l'ambito azionista, ma io volevo fare una considerazione e poi farti una o due domande. La prima considerazione riguarda che tipo di professore sarebbe stato Omodeva all'istituto, no? Questa questione che tu hai posto. Io credo che è una cosa che mi sono chiesta anch'io tante volte. Io, come sai, io ho letto molto Omodeva, sono molto amato, insomma, continua ad amare la sua storiografia. Ma penso a lui sempre come, come posso dire, una presenza totale, mentale e psichica sull'oggetto sia filosofico che storico, che è difficile comunicare, cioè molto più facile comunicarlo nella parola scritta. Perché naturalmente nel doverlo comunicare oralmente tutto questo si sarebbe molto allentato, tanto più che avrebbe dovuto rispondere, diciamo, alle questioni degli studenti che molto probabilmente non avrebbero centrato, diciamo, il suo, no, la sua ossessione insieme storica e filosofica. C'è una potenza della sua parola di La storico. parola scritta. La parola scritta, che è io spesso leggendo soprattutto il libro sulla restaurazione, che anche per me insomma il suo capolavoro, lo considero il suo capolavoro, insieme al Paolo di Tarso, che è un grandissimo libro. Ma c'è lì qualcosa quasi di, non so come dire, di profetico anche, no? Lui trasmette lì la sua idea di libertà, la sua idea di formazione dell'idea di libertà, la sua idea della Rivoluzione francese, la sua idea di come nasce un pensiero retrivo, diciamo, fortemente reazionario, diciamo, come quello di De Maistre, no? C'è tutto un quadro, no? È talmente stretta. Questo modo di pensare e filosoficamente e storicamente questo avvenimento che in certi punti è quasi non comunicabile. Per cui, detto tutto questo, penso che non solo avrebbe fatto delle lezioni al limite della incomprensibilità, diciamo, ma insomma molto faticosa, ecco, per un uditorio così diverso da lui. Ti volevo chiedere sulla questione della restaurazione, no? È come se l'azionismo c'entra, no? In questa domanda. Perché tu, per esempio, la parte su Madame de Stael, no? C'è questa storiografia che nasce poi in ambito protestante, in ambito come il libertario per definizione, no? C'è, secondo me, nel suo modo di scrivere su questa fase della storia francese, anche una sottolineatura della libertà, cioè dell'elemento soggettivistico, quindi anche ancora fortemente gentiliano, si potrebbe dire da questo punto di vista, no? E nello stesso tempo non fa l'operazione di Salvemini, che in qualche modo scinde la rivoluzione francese, cioè salva, no, la prima parte, non trattando nemmeno del terrore. E qui c'è anche l'elemento azionista, perché lui probabilmente crociananamente non farebbe questa distinzione.
no? Non, cioè, esaminerebbe tutta intera la rivoluzione ed è quello che in parte fa, ma si sente questo sforzo trasformativo, proprio di liberazione, che è più forte. E in questo poi c'è anche la sua passione politica, secondo me. Il suo mettere, come dire, la libertà al primo posto, si potrebbe dire, ma una libertà attiva, una libertà che agisce nel trasformare la realtà. Non so se ho detto totale sciocchezza. È vero quello che dici. Il problema della, come dire, valutazione che Amodeo fa dei critici di Madame de Staël e insomma, il recupero storiografico del terrore, quello è un problema che poi tutto sommato rimane, non voglio dire irrisolto, ma insomma, un problema insomma, che lo inquieta, che non riesce insomma, a includerlo dentro, diciamo, la sua teoria della storia. Il concetto di libertà, insomma, alla fine, adesso io ho anche trovato, tra l'altro, in quale libro viene definita così per la prima volta, il concetto della libertà liberatrice. Esatto. Questo è un concetto che viene illustrato nelle note, diciamo, nelle postille della sua rivista napoletana dell'Acropoli negli ultimi mesi, diciamo, della sua vita. Ed è un concetto, ma insomma, non direi né gentiliano né crociano, perché il concetto di libertà è un concetto molto complicato dal punto di vista concettuale, e definirlo potrebbe essere interessanti in relazione appunto a questi tentativi. Certo, questa libertà che costruisce e che quindi rompe soprattutto il quadro del mondo conservatore meridionale, perché poi questo è il punto che caratterizza Omodeo in quella sua breve stagione finale dedicata alla politica. Ecco, questo bisognerebbe ripensarlo sia nel quadro della cultura francese e soprattutto in rapporto a Benjamin Constant, e sia anche naturalmente rispetto alle sue fonti filosofiche e quindi all'idealismo italiano. Questo è un discorso non facile, ecco, effettivamente da fare, perché Omodeo non ha dato molti elementi, ecco, per la soluzione del problema. Grazie. Sasso, vabbè, innanzitutto anche io grazie per questa bellissima lezione. Avevo due considerazioni, non so se mi senti? No, Adesso si sente molto. ti sento molto, molto disturbato. Adesso un po' meglio? Sì. Allora, due brevi considerazioni. La questione, insomma, c'è qualcosa di tragico in quello che hai raccontato, soprattutto due volte, no? Hai richiamato Omodeo, direttore di un istituto che non c'era, e Omodeo che non c'era più con l'istituto che c'era. Ed è uno degli aspetti che mi è sembrato. Appunto, insomma, c'è qualcosa di tragico, ma io vorrei aggiungere una considerazione. Omodeo, direttore dell'istituto che non c'era, che nasceva, la lettera che Omodeo scrisse a Croce quando, quella lettera drammatica, durissima, quando comunicò le sue intenzioni di lasciare l'istituto, no? Ecco, in questo mi è sempre sembrato che sullo sfondo, forse, e te lo chiedo, c'era forse anche una difficoltà alla luce di quello che tu hai detto, che avete detto, che ha detto anche Silvia, hai detto tu, forse anche una difficoltà per Omodeo
al di là della questione politica che aveva le radici di quella lettera di rottura, però c'era forse anche una difficoltà di Omodeo a, diciamo, accogliere questa direzione. Accogliere questa? Di accogliere la direzione dell'istituto, quella lettera in cui in qualche modo si ritirò, ma aveva ragioni politiche, probabilmente mi chiedo e ti chiedo se sullo sfondo tutto questo non fa trasparire anche una sua difficoltà che tu hai illustrato raccontando appunto l'Omodeo, quel poco che sta l'Omodeo professore, l'Omodeo insegnante, l'Omodeo che ha le difficoltà di comunicare. Non ci sono testimonianze, da quanto ho capito da te. Mia Lidia Croce, mia madre, come tu sai, si laureò con Omodeo. E certo, qualche cosa che mi è pervenuta allora era di questa, diciamo, questo lo voglio aggiungere come testimonianza, di questa, si sentiva questa severità estrema, questa difficoltà estrema. Ecco, questa è una piccola notazione che aggiungo, ma la mia domanda è quella che ti, che spero che ti prima. Adesso non sono sicuro di aver sentito bene tutto, ma insomma, la tecnologia certo. Chiede più verde età rispetto a me, naturalmente. No, ma a volte... io, insomma, è chiaro che poi nella questione dell'istituto, negli ultimi mesi, negli ultimi forse 2 anni, insomma, si è aggiunto il problema del dissenso politico. C'è stato un forte dissenso politico con Croce. Questo dissenso riguardava essenzialmente il problema della monarchia, ma ancora più profondamente riguardava il rapporto con gli uomini, è vero, della vecchia classe dirigente, che avevano vissuto e patito il fascismo, erano rimasti in disparte per 20 anni e poi tornavano, è vero, sulla scena pretendendo, è vero, di essere loro i risolutori della crisi. Beh, lì insomma c'è una storia lunga, non è soltanto un dissenso che Omodeo aveva nei confronti degli uomini del 1944 o 45, è una storia che risale agli anni lontani. Insomma, quando Omodeo entra nel 1928 a Palazzo Filomarino, incomincia a frequentare le sale della biblioteca, entra evidentemente in rapporto con Croce, con il quale collabora nella critica, tuttavia rimane isolato, lo dice lui stesso, sono poche le persone con cui ha effettivamente un, a parte Croce, con il quale si intendeva, diciamo, sulle cose del pensiero, della cultura, ma con il mondo, è vero, che ancora resisteva intorno a Croce, il rapporto era difficile. Insomma, evidentemente considerava quel mondo un mondo vecchio, dico, e insomma inadeguato. Questo contrasto negli anni del 44-45 è diventato drammatico, e beh, basta leggere appunto anche le notazioni di Croce nei taccuini di lavoro, insomma, su questo dramma che si stava, di Croce che dice: non voglio assolutamente operare una nuova rottura, pensava quella con Gentile, non voleva ripeterla, è vero, con Omodeo, ma i rapporti tra i due personaggi, tutto questo naturalmente non poteva non riflettersi anche nella idea possibile, è vero, di una direzione dell'istituto, perché l'istituto, certo, era un istituto di scienze storiche, come si dice nell'università, ma insomma era collocato a Palazzo Filomarino, era idealmente presieduto da Croce, quindi ci sarebbe stata certamente una difficoltà di rapporto. Questo tu hai, se non ho capito male, hai parlato di situazione drammatica, ma certamente è stata una situazione drammatica, questa dell'ultimo modello nei confronti dell'ambiente liberale, in modo particolare. Poi devo dire che rapporti complessi li aveva anche con l'ambiente azionista, perché la caratteristica era questa, che quando era, diciamo, con i liberali, allora naturalmente Omodeo polemizzava con loro e
si metteva dal punto di vista del Partito d'Azione, ma quando era tra gli azionisti parlava di Croce e censurava tutte le critiche che venivano rivolte a Croce da parte del Partito d'Azione. Poi ancora non si era determinato il conflitto tra il Partito Comunista e Benedetto Croce, che è una cosa che credo insomma, avvenga un po' più tardi. Grazie. C'è Buonasera professore, la ringrazio anche moltissimo per la sua lezione che era veramente ricca di spunti. Mi sente? Sì, lo sento. Sì. No, in realtà la mia domanda si ricollega a quella iniziale della dottoressa Della Volpe sulla questione della decadenza. E lei ha parlato appunto dell'interesse di Omodeo per le primavere dello spirito umano, che in qualche modo è un interesse che può unificare tutti i suoi interessi storiografici, dalla storia del cristianesimo antico fino poi alla storia dell'età della Restaurazione francese. E, appunto, io volevo chiederle, di fronte al problema della decadenza, di spiegare meglio quali aporie presenta lo storicismo di Omodeo anche alla luce di una revisione dell'inizio all'attualismo gentiliano e a partire dalla ricezione invece di stanze crociane, perché da un lato Omodeo insiste nel criticare l'ottimismo panglossiano e diciamo il neomachiavellismo politico che può collegarsi a una concezione dell'attualismo che tende a legittimare il processo storico in modo acritico, quindi adeguandosi al fatto bruto e considerandola come una manifestazione della logica interna dello spirito. Invece Modè, appunto, in questo seguendo Croce, tende sempre a rivendicare il fatto che comunque la storia, l'unità della vita dello spirito viene fatta dalle coscienze operanti individuali che agiscono non in maniera arbitraria, ma sempre obbedendo a degli imperativi etici, quindi aderendo a degli ideali, a delle fedi, per cui queste coscienze individuali operanti si trovano realmente in un conflitto reale tra bene e male, e si trovano anche di fronte all'eventualità che il male possa effettivamente trionfare. Quindi qui il problema della decadenza e della crisi della civiltà. Ecco, a suo avviso, anche alla luce di questa revisione dello storicismo in antitesi con invece un attualismo che rischia di diventare appunto ottimismo panglossiano, quali sono comunque le aporie che rimangono da una prospettiva storicistica, sia essa crociana o anche omodeiana, di fronte poi al problema della crisi della civiltà e alla minaccia che il male effettivamente possa trionfare? Perché se da una parte si continua comunque a dire che il processo dello spirito come organismo, come unità spirituale, sia comunque da intendersi in termini positivi, però dall'altro lato questa minaccia incombente della crisi rischia di non poter essere più ricompresa all'interno di un organismo, ma di essere una forza altrettanto positiva che minaccia di disgregazione l'organismo stesso. Quindi ecco, volevo sollecitare se posso una sua riflessione sulle aporie di questo storicismo. Guardi, questo è un problema che si pone molto più chiaramente, diciamo, nell'ambito dello storicismo di Croce che non nell'ambito dell'attualismo. Però fondamentalmente la situazione è la stessa. Insomma, la decadenza nei sistemi ideologici irrompe come qualcosa di non giustificato dai sistemi stessi. La dialettica idealistica è una dialettica della prevalenza necessaria del positivo sul negativo. Se il negativo diciamo, si rende autonomo, è vero, dal nesso, è vero, che lo signoreggia e diventa un protagonista alternativo del positivo, a quel punto il mondo si spacca in due e il tema della decadenza si afferma drammaticamente. È questo problema che caratterizza, diciamo, la difficoltà dell'ultimo Croce con le riflessioni sulla vitalità e naturalmente, come dire, insomma, accompagna la riflessione di Omodeo sempre. Insomma, anche
nel Paolo di Tarso, dico, ci sono accenni, beh, lì c'è addirittura la decadenza dell'impero romano, che costituisce il punto, cioè, la parte centrale del libro. La decadenza dell'impero romano è decadenza per definizione. Si può dire che la decadenza dell'impero romano non si è verificata perché mentre l'impero romano decadeva, contemporaneamente sorgeva, no, non sorgeva un bel niente. L'impero romano è caduto drammaticamente e ha travolto la cultura antica, su cui poi il cristianesimo ha piantato varie bandiere, per così dire, che hanno dato luogo ad una nuova civiltà, ma su questo punto adesso non apriamo la discussione. Dal punto di vista tecnico, il problema è semplicemente questo: è vero? Se la dialettica, è vero, che è il fondamento delle filosofie dell'idealismo, comporti la possibilità che il negativo si scinde, si auto e renda autonomo, è vero, dal nesso con il positivo, che lo signoreggia e lo domina. Ecco, questo è il problema. Quando questo nesso tende a rompersi, e si rompe di fatto. Si rompe di fatto perché si vede la catastrofe, vero, di un sistema politico, la catastrofe di una civiltà politica, o insomma quello che lei vuole. E allora ecco, il filosofo idealista che pensa che il pensiero è sempre sostanzialmente vincitore della sua battaglia con il negativo, entra in crisi, perché sono i fatti della storia che a un certo punto chiedono una spiegazione che la dialettica intesa in quel modo non può dare. Questo è il punto veramente delicato della questione. Questo riguarda Croce, ma riguarda meno Gentile, perché Gentile non si è posto, diciamo, ha vissuto in una specie di separazione, è vero, dalla realtà, ma questa è una questione che riguarda Gentile. Insomma, il Gentile che aderisce al fascismo non può ammettere, dico, che il mondo in cui il fascismo si è affermato e ha vinto, eccetera, sia un mondo, è vero, che orienta se stesso nella direzione della decadenza e della catastrofe, perché questo viene da lui negato, è vero, non insomma, essenzialmente con la forza della sua volontà di essere nel giusto, coscienze di Omodeo, nella coscienza di Croce, tutto questo naturalmente non c'è. E il problema è che, come dire, la rottura dell'ordine europeo e mondiale produce, è vero, nella coscienza, e fa sì che questi filosofi a un certo punto abbiano difficoltà a pensare, perché il loro strumento dialettico non è adeguato a pensare un tema di questo genere. Ecco, questo è il problema della decadenza. Per quanto concerne le primavere dello spirito, beh, sa, le primavere dello spirito sono una bella immagine che Omodeo comincia ad adoperare molto presto. Credo che gli derivasse dalla lettura di qualche autore della Restaurazione, ma questo poi non ha importanza, insomma. Che cosa significa, è vero, che la primavera dello spirito attrae, è vero, lo storico? Beh, significa semplicemente questo, che uno storico che ha vissuto, è vero, il tempo invernale della crisi, la sofferenza, la desolazione, la miseria, e a un certo punto tende, è vero, a far sì che il cielo si apra e che brillino, insomma, le luci della primavera con i fiori e con la rinascenza della natura. È come dire, un'immagine naturalistica che, se uno la pensa anch'essa all'interno della filosofia dello spirito di Croce o dell'atto puro di Gentile, non trova, è vero, una giustificazione, perché lì non ci sono situazioni di tramonto, è vero, che richiedano la speranza che ad un certo punto il tempo si rassereni e ci siano il sole di giorno e le stelle di notte. È Però certamente un'immagine, ecco. perché purtroppo Gennaro Permetti, Sasso, sono D'Angelo. Ti vedo, ti vedo. Senti, una cosa rapidissima, ma ha a che fare tutto questo col problema della privazione, stelesis? In senso tecnico no. In senso tecnico direi di no. Beh, perché
insomma, adesso no, non approfondiamo, ma Aristotele dice che l'essenza della privazione è l'essenza contraria, è vero? Per esempio, l'essenza della malattia è la salute. Però sta di fatto che la malattia a un certo punto è la malattia, non è più la salute. E questi sono, diciamo, degli elementi di fatto, no, che entrano in un orizzonte concettuale che non li prevede. Sì, sì, certo. E quindi non è in grado poi di pensarli, cioè di ridurli alla coerenza del sistema. Questo, adesso, il problema della steresis è un problema un po' più tecnico che riguarda poi la filosofia di Platone in modo particolare. Sì, sì, scusa, ho deviato un po'. Grazie. Ciao. Paolo Andreoni che ha segnato che vuole intervenire. Sì, non so se mi sente, professor Sasso. Sì, non la vedo, ma la sento. Purtroppo il video non funziona. Dunque, io sono Paolo Andreoni, dottorando dell'Università di Palermo in filosofia e già borsista dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici. Ne approfitto per salutare la dottoressa Erling. A margine di quanto ha detto nella sua lezione, di cui la ringrazio, innanzitutto volevo fare un'osservazione, ovvero che la crisi dell'ultimo croce e l'autonomizzazione della categoria dell'utile che si rovesci in vitale, secondo me, è stata magistralmente analizzata innanzitutto da Enzo Paci nella sua interlocuzione giovanile con Croce, quando mostra che la dialettica idealistica collassa in una dialettica fenomenologica esistenziale, dove la vita rappresenta la sporgenza materiale irriducibile alla logica. Ma le volevo chiedere anche se la figura di Omodeo non possa essere avvicinabile a uno storico di 5 anni più anziano di lui, che era Bruno Nardi, ovvero come quelle figure di cui è difficile, come dire, definire il metodo storiografico, sia perché hanno risentito dell'influenza di Croce e di Gentile, ma che nel caso di Nardi e di Omodeo si sono incontrati anche sulla storiografia di Loisy. Ecco, questa era la cosa che le volevo chiedere. Grazie. Beh, dunque, sulla prima questione, e l'intervento di Paci nella discussione sull'utile vitale, sì, senza dubbio, dico, Paci è stato quello che ha richiamato, diciamo, il problema e la difficoltà del problema in Croce, dico, che sia andato molto al di là di questo spunto e abbia considerato tutti gli elementi del quadro, che è molto più complesso, non direi. Badi che sono sempre stato un lettore di Paci, anche un ammiratore di Paci, però non esageriamo, perché quello è uno spunto riduttivo, oltretutto, della filosofia ad una dimensione, dico, che è quella dell'utile vitale inteso, insomma, da un esistenzialista. Questo è un discorso che richiederebbe più tempo. Per quanto riguarda Bruno Nardi, le confesso che una cosa mi sorprende molto, perché, ma scusi, Nardi ha studiato filosofia medievale in lungo e in largo, ha concentrato, dico, il meglio della sua vita nella ricostruzione della filosofia di Dante. A un certo punto parlato di Dante come un profeta, ma questo non basta, dico, a trovare analogie, vero, con la storiografia di Omodeo, che è, insomma, costruita in modo completamente diverso, dico, e ha, diciamo, una pregnanza anche filosofica molto più drammatica di quanto non risulti dalla storiografia di Nardi. Insomma, il passaggio di Nardi dalla fase giovanile, insomma, che è una fase rosminiana, dico, a quella idealistica
essenzialmente gentiliana corretta da Croce. È un passaggio, dico, che si è sempre mantenuto abbastanza pacifico sul piano dei testi da interpretare. Dopodiché Nardi è stato un grande dantista, è stato anche un grande studioso di filosofi vicini al mondo dantesco, è stato anche uno studioso di Tommaso d'Aquino, ma insomma pare che manchi completamente, dico, a Nardi la dimensione drammatica della storiografia di Amodeo. Io poi insomma Nardi l'ho conosciuto molto bene, insomma, per anni e anni e anni l'ho letto a destra e a sinistra anche per ragioni dantesche, è stato mio professore all'Università di Roma, insomma, non mi è mai venuto in mente che lo si potesse paragonare ad Amodeo. Comunque, per carità, se lei insiste su questa cosa, può darsi che ne venga fuori qualcosa di interessante. In questo momento, per mia pochezza, io non riesco a vedere il nesso. La dottoressa, cioè, borsista. Buonasera professore, la ringrazio per la lezione. E io volevo farle una domanda, più che altro. Lei ha parlato che Amodeo nell'ultimo suo libro non pubblicato su Atene voleva fare un tentativo di uscire dalla dimensione machiavelliana e di entrare in una primavera dello spirito che non sia seguita dall'inverno. E quindi io ho fatto una riflessione anche su Croce, che nel suo saggio Perché non possiamo non dirci cristiani parla appunto tenta di uscire da questa malattia mortale che affliggeva l'Europa tramite appunto una riscoperta di un sentimento religioso comunque lontano dai dogmi. E anche in questo saggio appunto emerge la criticità di Croce nei confronti dell'Accademia, che paragona a volte le chiese alle accademie. E quindi volevo chiederle quanto è stata importante l'influenza di Amedeo su Croce, soprattutto anche per la pubblicazione di questo saggio, che vediamo in Croce che rivede le sue posizioni sul sentimento religioso. Un filosofo che è stato considerato appunto l'ideatore di una religione all'insegna della libertà, che ora al cospetto di una crisi che affligge l'Europa pubblica un saggio sul perché noi non possiamo non definirci cristiani. La ringrazio, professore. Guardi, dunque, il saggio di Croce, perché non possiamo non dirci cristiani, ha una premessa. In un breve saggio su un'operetta che appartiene all'ambito della riforma protestante, che c'è Il beneficio di Cristo, un'operetta molto controversa nell'interpretazione. Da ultimo si sono molto interessati, credo che siano tornati ad interessarsene Adriano Prosperi e Carlo Ginzburg, ma insomma c'è una tradizione di studi che risale molto più indietro. Che cosa c'è scritto a un certo punto in quel saggio di Croce? C'è scritto in maniera quasi esplicita che gli dei germanici, quindi questa è un'immagine, perché non è che Croce credesse agli dei germanici, stanno soppiantando il Dio cristiano. Il Dio cristiano è un Dio dell'amore e della concordia tra gli uomini. Gli dei nazisti sono dei della distruzione, dell'apocalisse. Il recupero, è vero, del cristianesimo non è un recupero chiesastico del cristianesimo, è un recupero culturale che avviene esattamente, è vero, in relazione agli scritti di Amodeo che lì vengono citati. Se poi si dovesse entrare proprio nel dettaglio filosofico, scendere più a fondo,
Bisognerebbe allora far venire fuori molte questioni abbastanza singolari, perché, per esempio, considerare è vero, il cristianesimo una filosofia del soggetto, ecco, proprio in termini homodeiani, da parte di Croce, è vero che è, insomma, sa bene, dico, che parlare della religione, è vero, in quei termini significa accedere alla dialettica attualistica. Quindi quel saggio di Croce è un saggio che ha dentro di sé tensioni molto forti. Tutte queste tensioni possono essere esasperate, se si vuole, certamente non però nel senso, è vero, di un ritorno, è vero, di Croce all'interno, è vero, del cristianesimo come religione. Il cristianesimo è una civiltà. È una civiltà, non è una religione. Quindi l'atteggiamento, sì, è una religione naturalmente, ma lì è interpretato come civiltà. Interpretare il cristianesimo come civiltà e non come religione ha fatto sì, è vero, che quel saggio di Croce però fosse negli ambienti ecclesiastici considerato come un saggio blasfemo, perché appunto si rompeva sostanzialmente l'idea della divinità, è vero, del Cristo. Questo è il punto. Il Cristo di Omodeo è naturalmente rappresentato in modo estremamente, diciamo, come dire, simpatetico per quanto riguarda la pregnanza esistenziale del personaggio e la sua potenza rivoluzionaria, ma è una potenza, oserei dire, mondana, non una potenza, è una potenza storica, non è una potenza chiesastica e religiosa. Cristo, dal punto di vista di Omodeo, dico, non vale più di Mazzini per quanto riguarda, dico, la potenza, è vero, espansiva della sua predicazione. Sono questi personaggi, è vero, che compaiono nella storia del mondo e che Omodeo più volte, è vero, sottolinea. E questi sono appunto Paolo di Tarso, Cristo, Paolo di Tarso, Mazzini, Calvino, lo stesso Lutero. Lo stesso Lutero, sono potenze storiche, non sono potenze religiose. La religione è, come dire, un incremento della potenza storica. Salviamo il laicismo, perché la lettura in termini religiosi di quel saggio è una lettura fuorviante. Faccio anche una dichiarazione non richiesta. Il saggio Perché non possiamo non dirci cristiani è tra quelli, e ve lo di Croce, che meno mi piacciono. Ecco, tuttavia, l'interpretazione, è vero, che si deve dare di quel saggio è un'interpretazione laica, non un'interpretazione religiosa. Grazie. No, dopodiché io poi non so se lei desse un'interpretazione religiosa, perché la comunicazione è un po' difficile, quindi può darsi che mi sia sfuggito. Io volevo chiarire appunto il... No, assolutamente, io davo veramente un'interpretazione laica e proprio anche un contrasto di Croce alla figura dell'anticristo che stava emergendo nella cultura decadente d'Europa. Anche quel saggio di Croce che parlava appunto di rivoluzione della, come lei ben ha specificato, della religione cristiana come rivoluzionaria, una delle più grandi rivoluzioni, la lettura laica emerge ed è palese. Io vedevo che un saggio di risposta alla cultura, all'idea di decadenza che lei ha fatto riferimento durante la lezione che ha tenuto, che una risposta influenzata anche dal rapporto che intratteneva in quegli anni con Adolfo Medeo. Questo sì, vede, il punto è che è esplicito nel saggio di Croce e in quelli che lo presentano, proprio la contrapposizione, è vero, tra il dio germanico, Wotan, dico, e il dio cristiano. Quello è un dio della forza e della conquista, e questo è un dio dell'amore. Siamo nel 1938, 39, siamo nel momento più tragico della storia d'Europa. Beh, questi non sono, dico, personaggi che lavorano, dico, con la macchina deduttiva del loro pensiero, insomma, mettono il loro pensiero alla prova dei fatti, e a un certo punto viene
da pensare, vero, che il dio germanico è un dio che stava con le armate tedesche, no? Certo. Quello è il contesto. Io sono convinto che se Croce, che però si sa che non amava la musica, avesse sentito il terzo atto della Valchiria, avrebbe cambiato idea su Wotan. Ma questo è uno scherzo, perché quello è un personaggio musicale, non è un personaggio politico. Bene, forse ci possiamo fermare. Mi pare che il professor Sasso abbia detto molte cose, che la discussione sia stata molto ricca. Non ho capito però, Gennaro, se facciamo la lezione anche domani o consideri chiusa l'esperienza oggi. Come vuoi. Io sto qua, dico, però abbiamo, insomma, detto molto. Discusso, no? Molto, sì, certo. Quindi vogliamo fermarci qui. Cioè, quella di domani la saltiamo, è per capire dal punto di vista domani organizzativo, anche. come tu preferisci. Decidetelo voi, io. Beh. Noi decidiamo che tu sia con noi anche domani, però. Vedi tu. Ce lo dici stamattina. Va bene? D'accordo. Bene, allora ringrazio naturalmente il professor Sasso, tutti gli amici che sono intervenuti. Mi pare sia stato molto ricco, davvero molto molto interessante. Bene, grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi.